Al Cibus 2018 c'è anche la Bar Italia SRL, proprietaria del marchio Fox, e naturalmente non può mancare l'intervista ad Antonio Pavone, il suo amministratore, per poterci dire che cosa presentano quest'anno. Buongiorno Antonio e benvenuto dinanzi ai microfoni di OrecaTV.it. Buonasera a tutti, qui al Cibus è una festa più che una fiera, un'affluenza veramente da record quest'anno. Noi siamo molto molto soddisfatti, abbiamo azzardato una proposta e devo dire che siamo stati ripagati davvero da, non dico un successo, ma comunque davvero un favore del pubblico. Abbiamo pensato bene di proporci in maniera oltremodo chiara, no? E noi presentiamo snack da grano turco nero, il blue corn, grano turco blu. In natura il grano turco esiste giallo, esiste bianco, esiste di diversi colori, e il grano turco nero è quello più leggero, quello più light, e noi ne abbiamo fatto uno snack che ha delle caratteristiche particolari: gluten free, non usiamo olio di palma, usiamo solo olio di semi di girasole, prodotto GMO free, prodotto veramente innovativo che sta innanzitutto raccogliendo la curiosità e l'attenzione, poi speriamo anche le vendite. Ecco, questo è forse una delle poche vere innovazioni di Cibus. È un'innovazione oltremodo naturale perché è un cibo antico il grano turco. Una volta veniva usato come foraggio perché fin troppo povero, no? Può sembrare una banalità, ma in realtà è il cibo povero quello che oggi forse va rivalutato, il cibo naturale al 100%. E a proposito di questo, noi abbiamo da tempo già intrapreso questa strada con anche i prodotti di frutta secca, che anche qui stanno avendo davvero una conclamazione, perché da 2 anni questa strada ci sta veramente premiando. E scusate, ma volevo mostrarvi anche questo, è vero? Prego, accomodati alla mia. Questa tecnica espositiva quest'anno ha davvero catalizzato. Abbiamo realizzato, in realtà sono dei monodose. Io ti interrompo, scusa, perché voi le vedete così grandi queste buste? Sono delle bustone, ma in realtà sono davvero a titolo dimostrativo per richiamare l'attenzione di coloro che passano, perché questo, se fosse vero, conterrebbe qualcosa come 60-70 kg di prodotto, e invece le vere confezioni da quanto sono? Sono 20 grammi, perché la dose di frutta secca quotidiana deve essere di 20 grammi. Quindi noi abbiamo fatto dei monodose da 20 grammi che stanno comodamente nella tasca della giacca, usando anche dei materiali pregiati come confezionamento, quindi nelle borsette delle signore o nella giacca dei giovanotti è diventato uno snack anche cool da portare. E questo è il nostro student mix senza sale, fatto di mandorle, anacardi, nocciole e uvetta, oltre che dei semi di zucca. Davvero ha incontrato il successo di tutte le categorie, sia per l'avancassa dei supermercati, l'impulso dei bar, dei chioschi, e poi sarà uno dei prodotti di punta della prossima manifestazione per il vending e on board a cui ci stiamo preparando. Manifestazione a cui naturalmente noi non potremo mancare, in quanto faremo tante, ma davvero tante interviste tra il 6 e il 9 di giugno, il prossimo mese. Antonio, voi ormai, io dico voi perché intendo tu e tuo fratello Massimo, siete al centro dell'attenzione sul mercato perché riuscite a offrire dei prodotti sani, genuini, con grandissime qualità, non solo organolettiche ma anche estetiche ed economiche. Estetiche perché i vostri prodotti si presentano in buste bellissime, con un bellissimo packaging; economiche perché costano davvero poco. Guarda, su questo abbiamo fatto un investimento,
ingredienti semplici, naturali, che può sembrare un lavoro facile, in realtà è la strada più difficile, perché non facciamo ausilio della chimica, quindi i nostri prodotti sono buoni solo perché sono semplici e naturali. Questo impone una certa rigidità di procedure in azienda, fuori dall'azienda, nell'acquisto. Per il packaging può piacere o meno, i tempi sono cambiati, una volta solo i market leader si avvalevano delle agenzie di comunicazione più importanti. Noi abbiamo fatto questo azzardo, siamo andati anche noi da chi era più bravo e alla fine questo mix ci sta premiando. Ecco, forse la sorpresa è che un'azienda piccola fa delle cose come i grandi, forse qui ti devo dare atto che abbiamo richiamato l'attenzione per questo, forse. Se il nostro pack lo avrebbe fatto Nestlé o qualcun altro, forse il problema non si poneva. E allora, Antonio, per tutti coloro che desiderano entrare in contatto con voi perché provano una gran curiosità per i vostri prodotti, a poterli assaggiare, poterli inserire nei propri bar, bistrò, ristoranti e così via, qual è la casella di posta elettronica a cui possono scrivere? Intanto visitare il nostro sito foxitalia.com, dove trovano ogni sorta di informazione, dalla nostra storia, caratteristiche organolettiche dei prodotti e quant'altro, altrimenti molto semplicemente info@foxitalia.com. O ancora meglio a.pavone@foxitalia.com e io rispondo. Grazie Antonio, noi ci rivedremo nel frattempo a Venditalia, noi invece continuiamo, vedrete tra poco ancora il mio faccione per documentare qui dal Cibus altre novità con telecamera e microfono. Saluto a tutti loro. Buonasera a tutti e grazie, eh. A presto. Grazie a te, amici, non andate via.